Eccoci insieme, cari telespettatori, siamo arrivati alla parte terminale con il nostro esperto di economia e finanza. Eccoci collegati con Stefano Zara, ben ritornato qui con noi. Buona giornata. Allora, aggiornamenti, aggiornamenti e situazioni varie che si vanno a configurare. Innanzitutto cerchiamo di capire questi benedetti mercati che non si capisce come si prendono coraggio, entusiasmo, improvvisamente salgono, il nostro spread che scende, poi riprende quota, poi insomma, ma che cosa succede? Beh, i mercati sono per loro definizione il terminale sensibile delle situazioni che viviamo giorno per giorno. Ovviamente il mercato anticipa o cerca di anticipare i scenari, quindi non lavora su notizie, ma lavora su estrapolazioni, su sviluppo di previsioni statistiche, su numeri, su dati che riceve giorno per giorno. In questi giorni il mercato si sta sollevando dai minimi toccati un paio di settimane fa. E quindi ha messo a segno un recupero che in Europa è stato intorno al 21% per quanto riguarda i mercati tedeschi e la borsa americana, e del 17% per quanto riguarda la borsa italiana. Si è risollevato tecnicamente da quello che poteva essere il mercato rosso per ritornare in un mercato che è rimpostato al rialzo, nella quale però è caduto e ha impattato in maniera violentissima la pandemia. Che cosa Ma a potrebbe livello. risollevare nuovamente le sorti dei mercati e anche tener basso il nostro spread, quindi debito pubblico, con degli interessi D'accordo, decenti? un accordo, i mercati amano, i mercati non sono Per la né buoni né guerriglia. cattivi. I mercati odiano però l'incertezza. Finché rimane un'incertezza di tipo sanitario, ovviamente si muoveranno sulla base degli sviluppi che questa incertezza sanitaria giorno per giorno ci offre. Insomma. Quindi sull'uscita dell'emergenza sanitaria si dipaneranno gran parte dei dubbi dei mercati. Poi c'è il danno provocato dalla pandemia, la perdita dei posti di lavoro, il blocco totale delle attività commerciali, ma anche lì è difficile per i mercati valutare. Oggi sono usciti dati del WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, che detta una forbice ampia, però il WTO dice che il calo degli scambi commerciali mondo a seguito di coronavirus è da stabilirsi tra il 13 e il 32%, quindi la forbice è molto ampia. Il PIL mondo dovrebbe avere un calo tra il 2,5 e l'8,8%, anche qui la forbice è molto ampia, cioè i dati che abbiamo e la capacità di risposta che hanno le economie e i governi è tutta ancora da valutare. Proprio in questi giorni si stanno definendo i secondi interventi massicci per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e alle imprese, quindi dall'utilizzo o meno del MES all'utilizzo almeno delle emissioni ad hoc bei del sostegno al lavoro da parte di Sure, quel fondo dell'Unione Europea che è deputato a sostenere l'occupazione a prescindere dal fatto che le imprese o meno lavorino. Quindi io ti do dei soldi impresa, ma tu devi mantenermi i lavoratori, non devi lasciarli a casa. Quindi il sostegno, perché sappiamo che il sostegno all'occupazione, quindi il sostegno al reddito è fondamentale. Essenziale per mantenere sostanzialmente il motore dell'economia a minimi regimi, ma mantenerlo. E poi vediamo un po' alla fine come si risolverà sostanzialmente il dibattito attorno agli Eurobond o ai Corona Bond o al Recovery Fund, che sembra una via di fuga per mettere d'accordo un po' tutti, cioè creare un fondo per l'emergenza specifica in quale fondo possa mettere prestiti obbligazionali Ma perché che questa possono cosa non è essere. un po' osteggiata da alcuni paesi in modo particolare? Sì. Il Recovery Fund ha ottenuto l'approvazione di Francia e Italia sicuramente, Sì. sembra che possa essere anche accettato dalla Germania che spinge invece sull'utilizzo del MES pur con un regime di controlli di vincoli ovviamente molto più labile, quindi non ci sarà la troica che abbiamo visto già in atto anni passati per quanto riguarda la crisi greca, ma il paese che aderisse al MES sarebbe sostanzialmente un paese che in ultima istanza accede a finanziamenti straordinari, non avrebbe sostanzialmente quel regime di controlli e sostanzialmente di
sottrazione quasi di autonomia che ha avuto la Grecia, quindi molta più libertà, ma mi pare che il governo italiano non voglia accedere al MES. Questo scenario, da una parte, non dimentichiamoci che BCE sta facendo tutto e di più, cioè gli strumenti messi in campo, cioè riacquisto sostanzialmente senza limiti da parte di BCE di obbligazioni bancarie. BCE ha fatto due cose e non ha mai fatto. Ha tolto il limite, a parte ovviamente il limite principale, che è quello del rapporto debito-PIL, che è stato cassato, quindi non c'è più, quindi grandissima novità. BCE consente poi il riacquisto senza limiti di obbligazioni, anche di junk bond, di obbligazioni spazzatura, quindi BCE si compra tutto, si compra tutto senza limiti. E questo è un pericolo per il futuro oppure è una cosa positiva? È venuto meno anche il limite di riacquisto per singola emissione, per singolo paese, quindi non soltanto BCE compra tutto, lo compra senza limiti e compra qualsiasi cosa. Può anche ricomprarsi le obbligazioni greche che sono ancora junk bond, debito spazzatura. Quindi BCE sta mettendo in campo, a parte lo scivolone iniziale dovuto a cattiva comunicazione, poi BCE sta facendo tutto quello che ci si aspettava potesse fare, anche qualcosa di più. A livello fiscale il nostro paese si sta muovendo, ma si sta muovendo all'italiana, con tutta una serie di manovre importanti sulla carta, ma sostanzialmente poi legate ad un'applicazione molto farraginosa e un sistema burocratico che comunque è sempre stato il nostro tallone d'Achille. Quindi questa sarebbe una buona occasione per ottimizzare anche quel tipo di problema. Ma BCE sta facendo tutto quello che è nelle sue more per poterci dare una mano. Chiaro. Dare una mano all'Europa, insomma. E per quel che riguarda invece la ripresa parziale delle attività, che c'è, quindi questa fase 2 preannunciata sarà più avanti, però già ci sono state delle autorizzazioni, quindi in parte le attività produttive possono ricominciare. Può questa aiutare? Questa scaletta che si legge, c'è una che comunque al benestare della commissione scientifica che fa le valutazioni del caso, per cui una parte delle attività produttive potrebbero riaprire già dopo il 14, un'altra parte dell'attività potrebbe riaprire dopo, successivamente a maggio, se vengono confermati ovviamente i cali sia nei contagi. È tutta una cosa che è un po' in mano all'Istituto Superiore di Sanità, un po' in mano al governo ovviamente. Noi siamo un paese strutturato, soprattutto fatto di piccoli imprenditori. Ogni settimana in cui i nostri imprenditori non fatturano, una settimana di sofferenza, insomma, quindi siamo un paese veramente in difficoltà. Quindi occorreva e occorre ancora, e ci stanno lavorando, che tutto quello che può essere messo a disposizione delle piccole e medie imprese e delle famiglie venga messo a disposizione subito. Cioè è decisivo il fatto che la provvista di liquidità sia messa in tempi ragionevoli. La catena di trasferimento di liquidità che passa attraverso il credito deve fare i conti con un sistema di assunzione dei crediti che va anche lì cambiato e snellito. La garanzia 100% per le piccole e medie imprese è anche legata alla, comunque in parte, a parte i piccoli finanziamenti fino a 25.000 euro, per i finanziamenti di importo superiore è legata anche ancora al merito creditizio. Questo, quindi non possono essere, tra virgolette, affidate le aziende che sono già o erano già in difficoltà, se non passando attraverso il fondo PMI. Questo crea però lungaggini e i tempi si allungano, che abbiamo piccole imprese, imprenditori che hanno bisogno di sostegno immediato. Immediato vuol dire 24-48 ore, che sono i tempi in cui si ricevono i denari in altri paesi dell'Unione Europea. Dobbiamo essere, ecco, virtuosi almeno da quel punto di vista là. Non dimentichiamoci che noi non possiamo accedere al MES per anche un altro ordine di fattori. Nel senso che quando noi emettiamo un nuovo debito, se l'Italia decide di emettere un nuovo debito, il governo deve riferire al Parlamento e spiegare al Parlamento in che misura, in che termini verrà poi ripagato. Certo. Se accediamo al MES, quindi se accettiamo debito, dovremmo spiegare al Parlamento europeo in che misura. Noi non abbiamo, anche se abbiamo inserito il pareggio di bilancio in Costituzione, noi non abbiamo mai onorato. Quindi è difficile per noi spiegare all'Unione Europea che onoreremo il loro debito. Quindi non possiamo, io credo che non possiamo accedere al debito perché non abbiamo mai onorato nemmeno i nostri.
Quindi, da quel punto di vista, abbiamo bisogno di accedere a altre forme di finanziamento. Ecco, ma Questo lo questo. dico io, No. lo dico i dati e si legge sui giornali. Questo super debito che stanno facendo i vari stati, tra cui anche l'Italia, altri stati europei, insomma, mondiale, come potrà essere onorato? Come si potrà far fronte? Oppure verrà, non lo so. Il problema del debito era un problema anche pre-emergenza pandemia. In realtà gli Eurobond esistono già nel bilancio BCE, ci sono già 2.000 e nelle banche centrali dell'Unione ci sono già 2.200 miliardi di BTP, bonus, bond tedeschi, cioè debito ce n'è già tanto. Ovviamente questa è una situazione in cui, ed è per questo che il problema del debito è sempre stato un problema che collaterale ha innescato la necessità di chiedere alle banche di essere ben patrimonializzate, di razionalizzare il sistema del credito. Se si vedono un po' le cose a una certa distanza, si capisce che è stato virtuoso il chiedere già dal 2015 bilanci sempre più virtuosi da parte del mondo del credito. Se non fosse stato così, oggi avremmo le principali banche in difficoltà. In realtà non sono in difficoltà, le banche stanno bene e questo è importante perché questo aiuta a risolvere o comunque avere un sistema del credito in efficienza, aiuta ad affrontare la crisi in maniera più corretta, insomma. Per ciò che riguarda il debito, questo è un problema politico più che tecnico. I governi devono mettersi d'accordo su come gestire l'emergenza. Non è un problema di stampare moneta. Se tutti i governi sono d'accordo, si può stampare euro. La reattività che vediamo tutti i giorni dall'altra parte dell'oceano tra il governo americano e Federal Reserve, che opera in sostanza come un'agenzia governativa, quindi stampa moneta, interviene direttamente nel finanziamento delle imprese, creando delle facility che non aveva mai concesso prima, ovviamente genera una comunanza di modalità di intervento, quindi anche BCE dovrà adeguarsi. Certo, noi non abbiamo una frammentazione politica, una frammentazione fiscale, una frammentazione anche culturale che non ci consente di affrontare un problema in maniera univoca. Dobbiamo mediare e non facciamo mai quello che dovrebbe essere fatto, ma arriviamo per approssimazione. Cioè, ogni Certo. giorno si media per contentare tutti, per arrivare ad una soluzione condivisa. Questo ha un effetto che non facciamo mai le cose giuste. O quantomeno se lo facciamo ci avviciniamo a fare le cose giuste e ci mettiamo un sacco di tempo per fare le cose. E sul tempo invece non possiamo perderlo, insomma. Assolutamente. Come sta andando la situazione invece in Oriente, in Cina, dove c'è un'apertura dove sembrano aver superato queste difficoltà, almeno in Cina, perché dopo ci sono altri paesi dell'Oriente dove non è così. A giudicare dai dati dei mercati, insomma, i mercati asiatici sono quelli che in assoluto, assieme ai mercati che si occupano di tecnologia, non dimentichiamoci che i mercati hanno letto la crisi hanno letto la crisi come qualcosa che ha evidenziato la vulnerabilità del sistema tradizionale, del sistema improntato alla produzione. Non dimentichiamoci che le prime 10 aziende per capitalizzazione al mondo non producono qualcosa di, ma si occupano dell'intangibile. Il Nasdaq, i servizi, le piattaforme digitali sono qualcosa che non ha bisogno, che è meno vulnerabile a pandemie, a situazioni di crisi rispetto alla produzione tradizionale. Chi fa macchine, chi fa trattori, chi fa mobili, chi fa arredamento, chi fa casa, ovviamente è vulnerabile. Chi si occupa di piattaforme digitali, comunque il mondo della comunicazione digitale è un mondo tutto sommato molto al riparo e quindi è un punto importante per chi si occupa di investire sostanzialmente. Non è un trend di breve termine, questo è un Quindi trend di beni lungo immateriali termine. sostanzialmente resistono e sono oggetto di investimento. L'Asia, o quantomeno alcune parti dell'Asia, la Cina comunque sta facendo nella robotica e nella digitale, ci sta investendo già da parecchi anni, insomma. E comunque il mercato asiatico è quello che
si è ripreso, ma dimentichiamoci che è un mercato che è in mezzo alle catene di creazione del valore. Sostanzialmente è un mercato che non regge, o comunque ha bisogno anche dei mercati Europa e dei mercati America, che invece nella pandemia ci sono entrati dopo e dopo ne usciranno. Quindi non buona situazione per quanto riguarda Stati Uniti e via dicendo. Ma loro hanno delle armi, loro hanno una dinamica del lavoro e delle capacità di una reattività di sistema che è superiore Eh all'Europa. sì, e anche Quindi è vero disponibilità loro. economica diversa. E soprattutto hanno un arsenale sia economico, capacità di debito, una flessibilità nel mondo del lavoro. Hanno anche altre cose sulle quali potremmo discutere molto altro, che una sanità che non è paragonabile a quella europea, sicuramente non è paragonabile a quella italiana, quindi la nostra è molto più attenta ai cittadini, ma sono ovviamente attrezzati ciò che riguarda il sostentamento delle imprese in difficoltà, il sostentamento della domanda e anche quello dell'offerta. Quindi sanno cosa fare, hanno un'unica regia, comunque una regia, una spoglia di comando in cui ci sono poche teste, in cui si razionalizzano gli interventi e quindi insomma, vedo che è il mercato anche che ha perso meno, sono tutte considerazioni. Ed è un'economia molto improntata al digitale, e forse l'economia in cui è nato il digitale. Non dimentichiamoci che sul mercato americano va più della metà della ricchezza finanziaria mondiale, quindi viene negoziata più della metà della ricchezza finanziaria mondiale. E il dollaro è tornato ad essere un bene rifugio, quindi tutto sommato i mercati hanno all'inizio scontato una recessione pesante, ora stanno puntando a un'uscita relativamente veloce dell'emergenza sanitaria. Ecco, se i dati che leggono loro tutti i giorni legati appunto all'emergenza sanitaria e le conferme che ricevono sugli interventi delle banche centrali e di governi, ecco, se non ci sono sorprese da quel lato, credo che poi insomma, nella seconda metà dell'anno dovremo veramente valutare di giorno in giorno la ripresa e il recupero sia delle attività produttive Sì, che anche. della finanza. Perfetto, siamo giunti al termine. Stefano Zara, grazie mille. Ci aggiorneremo perché naturalmente le cose evolvono rapidissimamente. Speriamo con notizie sempre di recupero e di ripresa. Intanto, buona serata, buonanotte a lei e ai nostri telespettatori. Vi lascio, termina la nostra trasmissione. Come sempre, però, noi ci troviamo alle 19:35 con le nostre puntate, le nostre trasmissioni consuete. Naturalmente, buonanotte e buon proseguimento.